Buonasera e ben ritrovati con Prometeo, lo spettacolo della scienza in TV. Oggi abbiamo molte notizie di cui parlare, a partire da nuove speranze per forme di vita extraterrestri, poi approfondiremo il tema dei cerchi nel grano e anche il mistero dei Ghost Circle. Intanto iniziamo da una notizia che nelle ultime ore si è espansa in modo virale nel web, davvero tantissime testate, non solo italiane ma anche internazionali. Prendiamo questa dell'Huffington Post che dice: mangia del sushi e si ritrova con l'intero corpo infestato da vermi. Questa è la storia di un uomo il cui amore per il sushi e il sashimi l'ha quasi portato alla morte dopo che il suo corpo è stato invaso da centinaia di vermi. Queste che vedete sono le radiografie che hanno davvero fatto il giro del mondo. Ecco, noi abbiamo fatto una ricerca cercando appunto di essere un pochettino rassicurati. Purtroppo non siamo stati rassicurati, abbiamo trovato le nostre risposte sul sito pazienti.it. salsicce crude o sushi? Cosa ha causato queste larve muscolari? Infatti la notizia di prima è parzialmente falsa. La causa più probabile sono parassiti come il Tenia solum e il Trichinella spiralis trasmessi dal maiale poco cotto. Difficilmente il pesce crudo infatti dà un quadro clinico come queste immagini che sono rappresentate nell'articolo. Se voi non foste sufficientemente disgustati, potete andare nella pagina di Oggi Scienza, c'è un ottimo articolo con la top 10 dei parassiti da temere, con tutte le indicazioni anche a livello di cucina, quindi davvero questo è un articolo da tenere presente. C'è anche il link al rapporto congiunto di FAO e OMS che parlano appunto di questo problema. E mentre cerchiamo di star lontano dalle forme di vita terrestri, la ricerca scientifica sta andando avanti e ci sono nuove speranze per quelle extraterrestri. Ecco, la risposta è arrivata nella ricerca dell'origine dell'acqua presente nel nostro sistema solare, a partire dall'acqua presente sul pianeta Terra a quella scomparsa che si trovava sul pianeta di Marte. Vediamo cosa è stato scoperto. Buone notizie per i cacciatori di vita extraterrestre. Nei sistemi planetari potrebbe esserci più acqua di quanto si pensasse. Un team di scienziati dell'Università del Michigan e dell'Università di Exeter in Gran Bretagna ha concluso che fino al 50% dell'acqua presente negli oceani deve essersi formata negli spazi interstellari quando il Sole ancora non c'era. I ricercatori hanno ricostruito la storia dei ghiacci del Sistema Solare in uno studio pubblicato su Science. Attraverso la ricerca hanno scoperto che la quantità di idrogeno pesante presente nei pianeti del Sistema Solare era troppo elevata per essersi formata dopo la loro nascita. Da qui la conclusione che l'acqua abbia avuto origine negli spazi interstellari fin da prima della nascita del Sole, 4,5 miliardi di anni fa. John Robert Brucato, astrobiologo all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri dell'INA, commenta il lavoro dei colleghi statunitensi. Questo aumenta ulteriormente la speranza di trovare segni di vita in qualche altro angolo della nostra galassia. Basterà semplicemente saperli cercare. E adesso invece un'analisi che arriva dal Climate Central. Ci colleghiamo con il nostro meteorologo Matteo Zanetti per vedere i dettagli. Si parla di 177 milioni di persone a rischio inondazioni entro il 2100. Buonasera Matteo, a te per i dettagli. Sì, grazie Serena, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, entro il 2100, se non ci sarà una drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ben 177 milioni potrebbero essere a rischio costante di inondazioni. A dirlo appunto il Climate Central con un nuovo studio. Abbiamo riassunto i dati in due cartelli. Possiamo vedere il primo che riguarda soprattutto i continenti, ossia l'Asia al primo posto con 147 milioni di persone a rischio, seguita poi dall'Europa, 17 milioni. Vedete anche sullo sfondo il trend di CO2, ossia questi saranno i dati se non ci sarà una riduzione, se il trend rimarrà quello che vedete in figura. Ma andiamo ad analizzare nazione per mostrarvi anche l'Italia in che posizione si trova, ossia il ventesimo con 800.000 persone a rischio, soprattutto della Val Padana centro orientale. Al primo posto la Cina con ben 50 milioni di persone che potrebbero essere soggette a inondazioni entro il 2100. Sul nostro sito classmeteo.it c'è un approfondimento anche con una mappa molto interessante riguardo quali saranno le zone proprio più a rischio. Potete andare anche in Italia e vedere quali saranno le zone inondate entro il 2100. Ti ringrazio Matteo, ricordiamo che pubblichiamo l'articolo anche sui social network, pagina Classmeteo e pagina
pagina di Prometeo, quindi lì possiamo anche insieme commentare e dare ciascuno la propria opinione. Adesso invece, Matteo, continuiamo con le previsioni del tempo per capire nelle prossime ore che cosa ci aspetta a te. Sì, passiamo quindi alle previsioni della serata, però prima, come di consueto, la nostra animazione satellitare salta subito all'occhio questa ampia area senza nubi. Qui c'è l'alta pressione che raggiungerà il nostro paese nel corso del fine settimana, mentre la perturbazione che ieri ha interessato il sud si sta allontanando verso i Balcani e verso la Grecia. Quindi andiamo velocemente adesso, dopo questa mappa che ci mostra appunto l'alta pressione, a vedere il tempo di questa sera, tempo che sarà veramente bello su tutta la penisola. Al nord cielo sereno, al più poco nuvoloso, infatti vedete solo nubi oltre Alpe. Anche sulle regioni centrali vedete il tempo sarà bello con cielo sereno e successivamente nella notte stellato. Al sud Italia ancora un po' di residua nuvolosità, in particolar modo sulla Puglia, sulla Sicilia, sulla Calabria, ma il rischio di piogge sarà via via più basso. Attenzione al vento che sarà ancora piuttosto forte sullo Ionio proveniente da nord. Ne abbiamo già parlato lo scorso lunedì animando la discussione, quest'oggi ancora sui cerchi nel grano. Lo scorso 21 giugno ne è comparso uno in prossimità di Torino e noi siamo andati a intervistare i Circle Makers, anche il contadino proprietario del campo di grano. Andiamo con il servizio di Riccardo Xavier Guzmano e il tutorial su come fare i cerchi nel grano. Spostiamoci allora dal primo al secondo cerchio, seguendo la cartina. Sì. Dove dobbiamo andare adesso? Di qui. Dobbiamo sempre seguire la linea nella quale siamo entrati, uscire dal cerchio principale e, passando attraverso dei cerchi, sette cerchi molto più piccoli, uno dopo l'altro, arriveremo al centro della seconda formazione. Questi sono i centri, i punti di cui mi parlavi? Esterni. Questi sono questi, siamo nella circonferenza più esterna, tra l'estremo del cerchio che è questo, che è questa linea qui, e questa parte qui che è la parte del cerchio interno che abbiamo visto prima, e qui c'è ci sono questi segni, triangoli e cerchi, il cui significato, come ho detto, non vi svelo. Siamo entrati nel secondo cerchio, è il signore che è il padrone del campo, il contadino. Il proprietario del campo, il contadino che ci ha dato il permesso gentilmente di realizzare questa opera d'arte nel suo campo. Andiamo a fare qualche domanda allora. Che flusso ha registrato questo cerchio? Ma più che altro quello, sono sincero, molta gente dalla Francia, poi mi hanno detto che sono dei siti in Inghilterra, nella zona nostra abbastanza, diciamo. La gente che veniva rilasciava delle... No, io personalmente, anche come ricordo, ho chiesto se volevano fare qualche dichiarazione, qualcosa, e ho avuto un bel riscontro che la gente ha partecipato moltissimo, anche con la birra, diciamo. Qual è la cosa più curiosa che le hanno scritto? Che loro sono convintissimi che è l'UFO. Parlavamo prima di appiattimento del grano, come avviene? Allora, ci sono due tipi di appiattimento. Il primo è quello che si fa coi piedi sui contorni per avere i contorni più definiti possibile, e che si chiamano linee di costruzione. Sono larghe 30 cm, la lunghezza di un piede, diciamo, e che appunto definiscono i contorni. Dopodiché le zone interne, che vanno appiattite secondo progetto, si appiattiscono con delle assi di legno tenute da delle corde che si afferrano con le mani e si spinge col piede sul grano, in modo da appiattire delle circonferenze sempre più grandi. Andare di 30 cm in 30 cm in cerchi di queste dimensioni richiederebbero ovviamente molto più di una notte, mentre invece un'asse larga un metro e mezzo permette appiattimenti molto più rapidi. Possono essere fatti soltanto nel grano i cerchi?
Allora, no, ci sono altri esempi in cui vengono fatte anche in altre coltivazioni. Ovviamente devono essere coltivazioni che siano consone per l'appiattimento, quindi vegetali che non siano più alti di un metro, come è alto il grano, quindi va bene il riso, va bene la colza, e che non abbiano un gambo troppo spesso. Per esempio il gran turco, di cui siamo circondati in questi campi, non va assolutamente bene, anche perché una coltivazione troppo rada o con gambi troppo grossi come il gran turco in realtà darebbe un effetto pixellatura molto poco piacevole. Il grano, essendo molto fitto, permette di avere dall'alto una visione d'insieme e l'idea di un disegno continuo senza errori. Questi misteri, ce n'è uno in particolare, il Ghost Circle. Vogliamo spiegare che cos'è? Allora, i cerchi fantasma sono i cerchi che ricompaiono gli anni successivi dove c'è stata una formazione l'anno precedente. Questo è successo, succede in Inghilterra, ma succede anche in Italia nelle formazioni che abbiamo rivelato agli anni scorsi. Ci aspettiamo che succeda anche per questa formazione l'anno prossimo. Sostanzialmente il grano abbattuto si comporta in modo diverso rispetto al grano ancora sollevato, che poi verrà mietuto dal contadino. Di conseguenza la parte abbattuta farà crescere l'anno prossimo il grano in maniera leggermente diversa e dall'alto sarà possibile rivedere questa formazione esattamente così come la vedete oggi. Cerchiamo di chiarire il punto da cui siamo partiti, l'obiettivo, perché fare dei cerchi nel grano. L'obiettivo primario, oltre alla forma artistica di cui abbiamo parlato, che semmai è complementare, resta quello di informare sul fatto che i cerchi, da un punto di vista scientifico, sono fatti da umani. Esatto, è l'uomo che può fare questi cerchi, l'uomo è in grado di fare cose di questo tipo, può farle in una notte senza problemi e può fare delle forme che vengono definite perfette, perché dall'alto molti errori non si vedono, molte imprecisioni che dal basso potremmo vedere o che magari il circle maker che ha fatto il cerchio nota, il turista non lo noterà mai. E quindi noi cerchiamo di far capire al pubblico che queste formazioni possono essere fatte dall'uomo e non c'è nessun bisogno di chiamare in causa forze superiori. Quali i vostri prossimi progetti? Vuoi darci qualche anticipazione? Allora, noi questa cosa la facciamo per hobby e quindi non abbiamo veri e propri progetti che possiamo rivelare in anticipo. Sicuramente proveremo l'anno prossimo a rifare un altro cerchio con le modalità ancora tutte da definire, quindi non sappiamo cosa faremo, lo riveleremo subito, non lo riveleremo proprio, non lo sappiamo e soprattutto non ve lo diciamo. Continuiamo con l'approfondimento dopo la pubblicità con il team leader Francesco Grassi di questo cerchio nel grano. State con noi, a fra poco.